collo pieno classico, quel tiro che va diritto, è no, un collo come collo interno che è per fargli prendere quel giro. Ma come ho detto prima, io provo in allenamento, cioè uno anche quando calcio le punizioni, sono cose che si provano in allenamento, se non provi la domenica non ti riescono. Fortunatamente è riuscito ieri e spero di riuscirci anche. Qual era il giocatore del Napoli che ti ispirava di più? Sei entrato qualche volta allo stadio di, no? Sì, qualche volta. Cattaiolando. Sì, no, scavalcato, ho fatto un casino da piccolo a Napoli. A me del Napoli, oltre a Quagliarella, piace Lavezzi. Un giocatore velocissimo, fortissimo tecnicamente, quindi è uno dei giocatori che mi piace tanto del Napoli. Riuscirà con De Laurentiis a mantenerlo o andrà via De Laurentiis, a tuo avviso? Eh no, spero che resta a Napoli, perché è un idolo per i napoletani e per la società. E poi speriamo bene anche per il Napoli, perché sta facendo anche grandissime cose. Tu come lo vedi lui nel schermo? Io sono estasiato da Caccavallo, perché quando prende la palla c'è subito, si accende la lampadina della pericolosità, perché uno ce l'ha nel sangue. Quando prende la palla ha subito le caratteristiche della pericolosità e poi riesce spesso a sbilanciare l'avversario con le finte. Credo che per un attaccante come te la finta sia quasi tutto, no? Sì, ma a me piace fare l'uno contro uno. Si vede. anche uno contro tutti a volte, però è sbaglio. Però no, alcune volte se ti riesce bene la giocata puoi in contropiede mettere, sei devastante. Puoi fare gol oppure puoi far fare gol. E quello è il Cosenza. Faceva anche Cosenza. Questo nei quartieri di Napoli quando giocavi. Anche peggio, nei quartieri si giocava da soli contro tutti e quindi era anche peggio. E c'è un retroterra per cui poi un calciatore no sia formato di finte contro finte, insomma, no? C'era proprio nella sua natura psicologica. Lo aiuta la struttura fisica, la struttura fisica. Là nelle gambe c'ha l'esplosivo e l'avversario spesso non riesce proprio a prenderlo. Quanti gol vorresti segnare così a livello di fantasia? No, non mi metto obiettivi. L'unica volta che mi si obiettivi era a Lecce, ne ho fatti solo due. Però poi mi pare quindi, che a Celano ne hai fatti sei, poi non so a Taranto quanti. No, a Taranto ho giocato pochissimo perché sono stato infortunato, però non voglio mettere nessun obiettivo, io solo dare il massimo ogni domenica se il mister mi darà l'opportunità. Adesso noi abbiamo il Verona, e Cosenza-Verona è una partita molto particolare, sì, perché noi la viviamo dai tempi della Serie B, c'è anche una certa rivalità con gli avversari, perché sai, quando vai a Verona, per noi terroni non ce n'è mai, adesso qua c'è un napoletano, lo ricordiamo, quella questione dei napoletani a Giulietta, lo vuoi ricordare? Nacque soprattutto una questione nacque razziale. Nacque lì a Verona. Ecco, una questione razziale. In pratica Giulietta, che cos'era? Si spotteva. Giulietta è l'emblema di Verona, insieme a Romeo. Verona è conosciuta non per il panettone Paruani, ma soprattutto è conosciuta perché Shakespeare gli ha dato... Questo striscione, Romeo. Allora, c'era stato per circa una quindicina di giorni una questione razzista su un calciatore di colore, dove in pratica la tifoseria... bianco-celeste, se non sbaglio. Quelli del Verona sono giallo-blu. Aveva particolarmente infierito. Si giocava a Verona, Verona-Napoli, perché i napoletani hanno avuto la sprontatezza nella curva dei tifosi di affiggere un grande striscione. Giulietta una troia. Una zoccola. Io ho voluto, sì, una zoccola. Non per era la precisione. Giulietta, che era la massima offesa che si potesse fare alla storia e alla tradizione. La differenza semantica tra il termine zoccola e il termine... Spieghiamo, semantica, significativo. Ce la facciamo spiegare a Caccavallo, che è napoletano. A zoccola, insomma. Zoccola è più quasi più vezzeggiato rispetto all'altro, no? Più dispregiativo. Sotto certi aspetti sì, sotto certi aspetti no. Comunque, dai, se gli dici così, Giulietta si è arrabbiata. Comunque, alla fine è stato uno striscione che ha fatto epoca, ha fatto scuola. No, fa capire che la fantasia napoletana colpisce con uno slogan e demolisce le certezze di una città padana che in questi anni vive la sua secolarizzazione padana, la sua
E quindi i napoletani colpiscono ovunque, perché colpiscono con la fantasia. Linguaggio e fantasia fanno della realtà napoletana una realtà mondiale. Noi andiamo adesso ad esaltare quelli che sono i meriti riconosciuti del linguaggio di Napoli, perché quello è un linguaggio, principalmente. E noi ritorniamo invece... In questo linguaggio è nato la sua fantasia, no? Noi ritorniamo al discorso così... Irridono noi altri meridionali, perché loro sono stati il caposaldo del regno delle due Sicilie. Noi eravamo dei sudditi, dei vassalli. Allora, Cosenza, Verona, anni 90 e soprattutto Gigi Marulla, perché Marulla ha vissuto da protagonista queste partite e in due partite consecutive all'inizio degli anni 90 Gigi Marulla ha segnato 3 gol e noi abbiamo vinto un anno 2-0 e un anno 1-0, quindi siamo andati a trovarlo oggi pomeriggio al Marca per ascoltare l'intervista. Per ascoltare quello che ci ha ricordato Gigi Marulla di quel periodo. Vediamo l'intervista e poi rientriamo in studio per la chiusura. Allo stadio San Vito ritorna Cosenza Verona, che è un classico non certamente del campionato di Serie C, ma del campionato di Serie B. Purtroppo non siamo stati in Serie A, altrimenti sarebbe stato un altro classico della Serie A. E per introdurci nel clima della partita abbiamo Gigi Marulla, una leggenda del calcio cosentino che non ha certo bisogno di presentazioni. 331 presenze, 91 gol con la maglia del Cosenza, primatista assoluto sia in termini di partite giocate che in termini di gol segnati. Ma la storia di Gigi Marulla si lega profondamente a quella di Cosenza Verona per due precedenti. Gigi, cominciamo dal 92-93. C'era Silipo in panchina, veniva il Verona qui a San Vito, insomma una partita che aspettavamo da parecchio. Come finì? Se non mi ricordo male 2-0, 2-0 con doppietta del sottoscritto. Ma allora il Verona era una squadra molto blasonata, una squadra che ambiva ad andare in Serie A, che poi ci è riuscita, una squadra che aveva vinto lo scudetto in Italia. E per noi è stata una partita veramente fondamentale, ricordo a loro, e anche per me che mi sono sbloccato con quei due gol. Furono due gol, adesso lui si schernisce perché non credo che se li ricordi, però il pallonetto che sei riuscito a realizzare, quello del 2-0, è uno dei gol più belli della tua carriera. Ma anche il primo, quindi... Su punizione. Su punizione. Quando fai gol è sempre bello, sicuramente il secondo è stato con qualcosina meglio del primo, però per me tutti i gol erano bellissimi. E quella partita fu fondamentale per il Cosenza di Fausto Silipo, che era una squadra profondamente rinnovata. Ecco, ricorda qualcuno dei tuoi compagni di allora? Valeri, c'era Bia, Statuto, Coppola, Catanese, c'era una bella squadra, Negri, Fabris. Era una squadra che all'inizio magari ci davano così per una delle candidate alla recessione, poi mi ricordo che con Silvio abbiamo sfiorato la Serie A alle ultime partite, quindi è stata una squadra molto forte e tanti giocatori di quella squadra tanti anni fa militavano in Serie A, qualcuno ancora, però una squadra importante per la città come Cosenza che meritava. Speriamo che possa ritornare a quei bei tempi, ma penso che siamo sulla buona strada. No, ancora c'è un altro precedente che lega Gigi Marulla al Verona, perché l'anno successivo noi non siamo riusciti ad andare in Serie A, neanche il Verona. Un altro campionato nel quale abbiamo reso meno dell'anno precedente, anche se c'era sempre in panchina Fausto Silipo. E quella col Verona fu una partita ancora più sofferta, perché venivamo da 3 sconfitte consecutive, arrivava il Verona e c'era da vincere a tutti i costi. Evidentemente il Verona mi porta bene, anche se io contro questa squadra diciamo un po' ce l'avevo, perché ricordo che andammo a fare una trasferta a Verona e tutti gli ultra erano con la maglietta, non so se ti ricordi, Muleun, Sisbrano Uterun, e quindi un po' mi era rimasta, io calabrese, Terrone, quindi era una delle mie preferite a far gol. E quello fu un gol di rapina, perché sbagliò, adesso non mi ricordo se Pin o Luppi, pallone all'indietro, figura di Marulla. Io ero fermo là, aspetta. Un altro gol importante che ci ha dato 2 punti fondamentali. Loro si lamentavano che ci fosse stata un'accoglienza troppo così pesante nei loro confronti e fecero addirittura una riserva scritta per presunti episodi di violenza nello spogliatoio. Tu sai qualcosa? Violenza magari.
Cosenza non è mai successo nulla del genere, quindi noi, al di là delle violenze o qualche parolina che ci può essere fuori in campo, poi si va 11 contro 11, quindi questa è stata una scusante per quelli del Verona, ma quando mai? Cosenza, le squadre sono state sempre accolte alla grande. Quindi... Però gli avevate preparato un'accoglienza, bisognava vincere, tre sconfitte. Sicuramente non l'abbiamo menati, però noi eravamo molto concentrati perché era una partita fondamentale per noi, quindi... So che segui il Cosenza anche a distanza, noi siamo nella struttura di Marulla, al Marca, nel pieno dell'apertura delle iscrizioni della scuola calcio, quindi figure, che ti dicono i ragazzi? Mi fanno impazzire perché è un lavoro che piace tantissimo, poi il nostro obiettivo è quello magari di crescere qualche giocatore e cercare di farlo andare avanti, quest'anno ne abbiamo dato uno all'Inter, e come si chiama? Diciamo... Rocchetti, e sette al Cosenza, quindi... Sono orgogliosissimo di aver contribuito anche a formare le squadre giovani a Cosenza e mi auguro che ne possano uscire ancora tantissimi per questa nostra squadra che ci rappresenta a livello nazionale. Quest'anno c'è una collaborazione con la settore giovanile del Cosenza, sì? C'è alla grande, c'è quel disgraziato di Peppino Mazzullo che... Sì, disgraziatissimo. Mi sta fregando tutti i giocatori, senza niente, senza una lira, vedi tu. Conoscendo Mazzullo.